Ma dopo pochi giorni dal mio insediamento ho avuto il primo incontro proprio con Natalia Bobba, che è la presidente di Donne Riso. Devo dire, tutte e due appena insediate, tutte e due ci siamo trovate a discutere su un evento che riguarda il riso. Evento, il riso è arte, un evento che si terrà domenica 16 novembre alle ore 16 al Teatro Civico, per cui si è cominciato a parlare di una collaborazione tra l'amministrazione comunale e questa associazione Donne Riso e ci siamo subito ritrovate perché il riso è la nostra, è il nostro marchio, è il nostro pezzo forte della nostra provincia, del nostro territorio e quindi è nata subito una collaborazione che ci ha portato poi a condividere parte l'attività organizzativa, nel senso che noi abbiamo messo a disposizione il teatro civico dove avverrà l'evento, un evento molto importante che coinvolge anche esponenti culturali del territorio. Mi piace la presenza di Luigi Ranghino come pianista che sarà presente durante l'iniziativa di domenica 16, come ritengo importante anche la presenza di Roberto Sbaratto e Cinzia Lacchia. Mi trovo proprio in linea con questa organizzazione dove a fianco al riso troviamo in questa giornata di premiazione, troviamo degli esponenti del nostro mondo artistico-culturale che si cimentano proprio nella promozione di un'iniziativa che è il riso è arte, per cui con grande disponibilità abbiamo voluto come amministrazione comunale esserci e pertanto saremo presenti domenica 16.